E allora, sfida importantissima, la sfida delle prime della classe, 13 vittorie su 13 per Agrigento, che si conferma la squadra imbattibile del campionato, però chiaramente la Viola ci vuole provare. Allenamento questa sera al Centro Viola, coach, con che spirito arrivate a questa partita, specialmente dopo una sconfitta contro Roseto? Ma arriviamo molto carichi, molto determinati, anche perché dopo una sconfitta, secondo me è la partita migliore che ci poteva capitare, nel senso che giocare un match così importante è chiaro che da un punto di vista delle energie nervose ti dà molta carica e credo che la voglia di riscatto, della squadra e di tutti noi ben si coniughi con l'importanza di questa partita, quindi ben venga Agrigento. E andiamo là per giocare una grande partita. Le due squadre sono già affrontate in precampionato al Trofeo Sant'Ambrogio. Agrigento mancava Mossi, la Viola era una Viola ancora in costruzione. Quante cose sono cambiate dal punto di vista tecnico e morale, a tuo avviso, in una squadra e nell'altra? Ma direi che il percorso di Agrigento è sicuramente più lineare del nostro, in quanto loro hanno assemblato una squadra diciamo a fine giugno e quindi hanno lavorato in maniera ininterrotta sullo stesso roster per tutto questo periodo, non tutta una squadra che già l'anno scorso aveva giocato praticamente tutti insieme con lo stesso allenatore. Quindi da questo punto di vista è innegabile che al di là della loro forza e delle loro capacità sono avvantaggiate. Noi abbiamo intrapreso un percorso difficile all'inizio, con una preparazione sicuramente non adeguata a quello che era la necessità di un campionato come questo, però ci siamo confermati sicuramente come una delle squadre più forti del girone e quindi niente, cerchiamo di proseguire la nostra crescita gradino dopo gradino, considerando che tutto sommato siamo una squadra nuova, ma direi che fino ad ora il lavoro è più che soddisfacente. Situazione di questa squadra. No, Abbiamo visto facciamo. l'allenamento, abbiamo visto una bella bomba del giovane Bruno Rappoccio, Sì. abbiamo visto un po' di Cerotti ancora. Sì. Purtroppo la realtà è questa, che ci affrontiamo questa partita in situazione non ottimale dal punto di vista fisico. Capanni ha fatto soltanto l'allenamento, Caprari è stato fermo per un problema intestinale, Grassi è stato fermo per un problema Oddio, intestinale, ecco il ghiaccio. Papoti ecco il ghiaccio, l'ha avuto anche lui, praticamente si è allenato soltanto da metà settimana, quindi sono tante situazioni, Laganà non si è mai allenato e quindi sono tante situazioni così, da verificare, però contiamo di arrivare comunque con lo spirito giusto alla partita di domenica. Fredda, ritornando per un attimo sempre al Centro Viola, alla sconfitta contro Roseto, a tuo avviso può essere che gli atleti, i giocatori in campo, accanto alla stanchezza, avessero già il pensiero alla sfida del Palazzetto Siciliano contro Agrigento? Ma guarda, la stanchezza non credo, perché la stanchezza l'avevamo noi come l'aveva anche Roseto. Noi abbiamo, è vero, che abbiamo dovuto giocare con tre uomini oltre 40 minuti, ma nella stessa maniera l'ha fatto Roseto. I playmaker titolari hanno giocato esattamente le stesse minuti, perché Pavarella ha giocato 42 minuti e Gnaccarini ha giocato 42. E diciamo anche gli altri giocatori di Roseto hanno dovuto giocare tanti minuti quando l'hanno giocato la nostra compagine. Oltretutto consideriamo che noi venivamo da una partita direi abbastanza soft contro Giuliano, mentre Roseto veniva una partita più difficile in casa con Agropoli, mi sembra, e con Agropoli, poi oltretutto avevano anche il viaggio di 10 ore, quindi il problema stanchezza lo eliminerei, non è stato un problema di stanchezza. La realtà è che loro hanno giocato nei momenti decisivi del match le palle, i palloni in maniera più adeguata. Noi ci siamo un po' persi, soprattutto secondo me, quando a 5 minuti siamo andati avanti 10 punti abbiamo commesso un gravissimo errore di testa, secondo me eravamo convinti di aver vinto la partita e invece forse è proprio lì che l'abbiamo persa, con la convinzione di aver dato lo strappo decisivo e lì, ripeto, i palloni decisivi sia nei supplementari anche sono stati giocati meglio da Roseto, è innegabile. Inutile parlare di una partita già persa, ma col senno di poi avresti cambiato qualcosa che non andava per il verso giusto nei minuti finali e nell'overtime? No, no, sinceramente no. Non, direi che dal punto di vista Uomini di gestione. uomini e gestione non c'era assolutamente. Così come l'ho fatta, l'ho rivista anche la partita chiaramente perché la rivedo e penso che sia stato giusto giocare così. Si parla tanto di un piccolo restyling di questa squadra, qualcuno dovrebbe andare via, qualcuno dovrebbe arrivare, ma se si vince l'Agrigento cambia qualcosa.
Ma guarda, la partita di Agrigento, vincerla o perderla cambia poco. Andiamo a Agrigento con la voglia di fare una buona partita, come facciamo sempre ogni domenica, sperando di riuscire a vincere come facciamo per la maggior parte delle partite. Per quanto riguarda il discorso del restyling, è chiaro che siamo una squadra ambiziosa, stiamo vigili sul mercato, perché se ci sono le possibilità di fare passi in avanti, di migliorare la qualità della squadra, è chiaro che potremmo anche pensarci, ma sicuramente stiamo parlando di una squadra che ha vinto 11 partite su 14, su 13, 11, no, noi abbiamo perso 3 partite, 11 su 14. Esatto, è una squadra che ha vinto 11 partite su 14, quindi prima di fare dei cambiamenti è chiaro che dobbiamo pensarci bene. È una squadra che ha vinto 11 partite su 14, quindi prima di fare dei cambiamenti è chiaro che dobbiamo pensarci bene.